L'efficienza per Alfa Laval è il DNA. Sin da quando la nostra società è nata, tantissimi anni fa, parliamo di fine 800, quando Gustave de Laval inventò la scrematrice automatica, che allora in termini di efficienza produttiva riuscì a praticamente determinare quella che è la rivoluzione industriale nel mondo lattiero-caseario. Questa efficienza è sempre stata portata avanti nel mondo e oggi noi questa efficienza la viviamo in due modi. Una, continuando a sviluppare le nostre tecnologie, soprattutto quelle di scambio termico, perché sono le tecnologie che permettono di elevare l'efficienza energetica all'interno delle industrie, all'interno delle nostre case, sia da un punto di vista della competenza, la competenza che riteniamo estremamente importante sviluppare. Come tecnologie noi oggi abbiamo tutta una nuova serie, ad esempio, di scambiatori di calore, i nostri scambiatori di calore a piastra, che tanti conoscono, ma che non sanno che regola la nostra vita, li troviamo intorno a noi anche se non li vediamo. Sono scambiatori ad alta efficienza che riescono a recuperare il calore o a scambiare il calore in modo efficiente raggiungendo il 100% dell'efficienza, quindi senza sprecare nessuna energia. Un altro modo che i nostri scambiatori ci aiutano è quello proprio di diminuire ad esempio le temperature di funzionamento, perché più alta la temperatura più è il consumo energetico. Se vogliamo risparmiare energia per raggiungere i nostri obiettivi net zero di riduzione e sostenibilità ambientale, dobbiamo per forza di cose ridurre le temperature. Siamo in quella direzione con le nostre tecnologie, ma la tecnologia da sola non basta, serve la competenza, serve conoscere come mettere insieme tecnologie diverse per poter aiutare tutti i nostri clienti, tutti coloro che utilizzano il nostro prodotto, la nostra tecnologia, a vederla e a toccarla l'efficienza energetica. Ecco perché noi in Alfa Laval abbiamo lanciato quello che intendiamo essere un po' un cambiamento d'approccio, un cambiamento mentale. Noi tutti siamo degli energy hunter, dei cacciatori di energie. Essere cacciatori di energie ci permette di vedere dove poter fare efficienza energetica e allo stesso tempo studiare quella che è la tecnologia migliore per poterla raggiungere.